La polmonite è una malattia infettiva che si prende il maggior numero di vite di bambini e di adulti al mondo, con una cifra di 2,5 milioni, inclusi 672.000 bambini nel 2019. La polmonite è un'infezione polmonare che causa infiammazione e difficoltà respiratoria. Diagnosticare la polmonite è essenziale, particolarmente nei neonati. Chiunque può sviluppare la polmonite. Ma la polmonite colpisce specialmente i bambini dei paesi di basso e medio livello economico. La malnutrizione, l'inquinamento ambientale, il sottopeso alla nascita, la nascita prematura, la mancanza di accesso ai servizi di lavaggio delle mani, l'allattamento materno subottimale sono i fattori principali di rischio per la morte di polmonite nell'infanzia. A livello globale, quasi uno di ogni tre bambini con sospetti di polmonite non riescono ad avere attenzione medica. Ogni 47 secondi muore a causa della polmonite un bambino di età inferiore ai 5 anni al mondo. La polmonite grave si manifesta con ipossemia, ovvero quando il bambino ha livelli bassi di ossigeno nel sangue. È fondamentale riconoscere e trattare l'ipossemia in anticipo nei bambini con polmonite. Che cos'è la pulsossimmetria? La pulsossimmetria è uno strumento rapido ed essenziale per diagnosticare l'ipossia, che è il basso valore di ossigeno nel sangue. È un sensore che scorre sul dito e determina il grado di ossigenazione nel sangue. La pulsossimmetria è un metodo senza dolore e non invasivo. Si visualizzano due letture diverse. 1. La saturazione di ossigeno, che si riferisce al quantitativo di ossigeno presente nel flusso sanguigno, e 2. Frequenza del battito. Il rilevamento dell'ipossemia, insieme ad altri sintomi come la tosse, la respirazione accelerata, il dolore al torace, la cianosi, le narici dilatate e la febbre, possono aiutare a individuare la polmonite. In un bambino di 2 mesi o meno, la respirazione rapida si riferisce a 60 respiri o più per minuto. In un bambino da 2 a 11 mesi, la respirazione veloce si riferisce a 50 respiri o più per un minuto. In un bambino da 1 a 5 anni, la respirazione veloce si riferisce a 40 respiri o più per minuto. Riconoscere i sintomi della polmonite può salvare la vita di tuo figlio. Il trattamento anticipato con ossigeno e antibiotici salva vite. La polmonite si può prevenire con i vaccini, in particolare per l'Haemophilus influenza B, pneumococco e morbillo. Ma attualmente la metà dei bambini al mondo non riceve questi vaccini. È molto importante che ogni bambino sia totalmente protetto con tutte le dosi raccomandate per combattere la polmonite. Inoltre si devono sviluppare vaccini nuovi per altre cause principali di polmonite come l'influenza e il virus sinciziale respiratorio. Tu puoi aiutare a educare e generare coscienza sulla polmonite. Condividere questo video, parlare con i tuoi cari riguardo la polmonite. Partecipa alla Giornata Mondiale della Polmonite che si commemora tutti gli anni il 12 novembre e condividi sui social network con l'hashtag Pneumolite e hashtag Every Breath Counts. Mentre guardavi questo video, sono morti 10 adulti e 4 bambini a causa della polmonite. Fermiamo la polmonite, salviamo vite, per un mondo migliore, un mondo nuovo. Pneumolite.